Vi abbiamo raccontato la vigilia, state vedendo le immagini, proprio adesso ha iniziato a parlare. Anzi no, ancora no. Allora, aspettiamo che cominci, perché Trump, lo sappiamo, insomma, i suoi discorsi sono sempre caratterizzati da questa lunga premessa in cui lui risponde alle ovazioni. Grazie a tutti, è un onore per me essere qui nel grande stato del Texas, che è anche il quartier generale della NRA. E non sarebbe stato bello da parte mia non venire a questa conferenza annuale, così ho deciso di venire. Per oltre 150 anni l'NRA ha resistito, ha difeso i nostri diritti, le nostre libertà, le nostre famiglie, i nostri agenti di polizia, le nostre sacre libertà come americani. E insieme continueremo a rimanere forti per moltissimi anni a venire. E apprezzo moltissimo il fatto che ci siano così tante persone. Voglio esprimere la mia più sentita gratitudine a tutti quelli che sono qui oggi. Cittadini esemplari del nostro paese, siete la spina dorsale del nostro movimento e anche del nostro paese. Ho ascoltato diversi discorsi esemplari, come quello di Ted Cruz. Grazie mille per il discorso che hai appena pronunciato, ottimo lavoro. Anche la governatrice Kristi Noem è qui, anche lei ha parlato. Grazie anche a te, Kristin. Anche lei ha fatto un ottimo lavoro e continua a farlo in North Carolina. E da lì è arrivato anche il vice governatore Mark Robinson. Non so dove sia seduto, ma anche lui ha pronunciato un ottimo discorso. Quindi finora è stata un'ottima giornata, molto proficua. Questa settimana in North Carolina ci siamo incontrati, ho incontrato diversi cittadini e quello che ho visto è stata sofferenza causata da quello che è successo nella scuola elementare di Uvalde. Sappiamo tutto ormai e sappiamo anche che è stata una cosa orribile, è stato orribile sentirne parlare, venirne a conoscenza, il fatto che siano stati uccisi 19 bambini innocenti e due adulti, due insegnanti, molti sono rimasti feriti gravemente, è stata un'atrocità selvaggia, barbarica, che ha colpito le coscienze di ciascun cittadino americano, davvero un evento orribile. E vorrei chiedere un minuto di silenzio man mano che leggo i nomi delle vittime. Tutti giovanissimi con delle vite splendide davanti a loro, due insegnanti coraggiosissimi le cui vite sono state distrutte da un folle fuori controllo. E cominciamo con la lettura dei nomi. Rubio. Aletha Ramirez. Amory Garza. Annabelle Guadalupe Rodriguez, Eliana Cruz Torres, Ellie Garcia, Jacqueline Cazares, Jayla Nicole Silguro, Jace Lovarnos, Jose Flores, Leila Salazar, McKenna Lee Elrod, Maitai Rodriguez, Miranda Mathis, Nevea Bravo, Rogelio Torres, Tess Marie Mata, Ozia Garcia, Javier Lopez, two great and beautiful. E poi i nomi degli insegnanti. Eva Morales, Irma Garcia, and thank you very much. Grazie mille.
È stato un momento di raccoglimento davvero significativo, anche se avrei preferito non pensare a un evento del genere, non avevo voluto prendere questa notizia. Ogni giovane anima che è stata spezzata è una perdita che non può essere neanche compresa, un male che non può essere descritto con le parole, il mostro che ha commesso questo crimine è pura cattiveria, puro odio, pura assolutamente puro odio, e ha massacrato questi bambini e ora è morto anche lui e brucerà per sempre all'inferno mentre quegli innocenti bambini sono in paradiso. Adesso piangiamo queste bellissime anime, so che tutti voi siete pronti a pregare per le famiglie che hanno perso i loro cari, affinché questi bambini riportino la luce nelle loro vite, affinché Dio li accolga, affinché la loro sofferenza possa essere alleviata, affinché noi possiamo sostenerli in questa sofferenza come un'unica famiglia americana. Adesso è il momento giusto per trovare un terreno comune. Addirittura prima che il sole tramontasse sul giorno della tragedia, abbiamo visto questa parata di politici cinici che hanno cercato di sfruttare le lacrime di famiglie che soffrono per aumentare il loro potere, per toglierci i nostri diritti garantiti dalla Costituzione. Ogni volta che una persona disturbata che ha problemi di salute mentale compie un atto del genere, c'è sempre una reazione grottesca da parte della nostra società che sfrutta la sofferenza degli altri per portare avanti il proprio programma politico estremista, e ancora più disgustoso è che fanno a gara per togliere la colpa da chi ha commesso questi crimini e mettono questa colpa sulle spalle di milioni di cittadini pacifici che rispettano la legge e che appartengono ad un'organizzazione come la nostra splendida NRA. E Joe Biden ha dato la colpa alla lobby delle armi e ha dato la colpa ad americani come voi, insieme ad altri democratici. Nel corso della settimana, in questi ultimi giorni, ha lasciato intendere che i repubblicani non hanno remore quando ci sono sparatorie nelle scuole come questo. Questo è un argomento molto pericoloso, divisivo, e soprattutto è una cosa sbagliata utilizzarlo in questi termini e non dovrebbe trovare posto nella nostra politica. Come succede sempre il giorno dopo queste tragedie, la politica si anima e la sinistra non avrebbe fatto assolutamente nulla, ripeto nulla, per prevenire quello che è successo. Abbiamo già visto queste stragi a Columbine e pare che ci sia stato una sorta di contagio di questi massacri nelle scuole, ma la realtà è che sono atti compiuti da persone mentalmente disturbate e ancora non sappiamo abbastanza di quello che è successo alla scuola di Uvalde, ma sappiamo che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cambiare drasticamente il nostro approccio alla salute mentale. Ci sono sempre dei segnali premonitori, ci sono sempre dei messaggi che queste menti ci lanciano. Quando qualcuno vede qualcosa in una scuola, sui social network, dovrebbe dire qualcosa. Gli insegnanti, i genitori, i membri della comunità, i funzionari delle scuole dovrebbero essere in grado di riconoscere questi campanelli di allarme prontamente e reagire in maniera aggressiva nel contesto delle norme disciplinari delle scuole per evitare che si creino delle scuse, per girarsi dall'altra parte e fare quello che ci risulta più comodo. Chiaramente dobbiamo anche fare in modo che sia più facile rinchiudere queste persone che soffrono di disturbi mentali in istituti specifici e dobbiamo affrontare il problema di famiglie disfunzionali, perché non possiamo far sì che questi problemi vadano a scaricarsi sulle spalle di altre famiglie che invece questi problemi non li hanno. Ma mentre lavoriamo per affrontare queste questioni così complesse,
Dobbiamo affrontare questa piaga, ma tutti noi, democratici e repubblicani, in ogni Stato, ad ogni livello di governo, federale e non, dobbiamo migliorare la sicurezza nelle nostre scuole e proteggere i nostri figli. Quello che dobbiamo fare adesso è una revisione totale dei sistemi di sicurezza in tutte le scuole, da cima a fondo in tutto il paese. Ogni edificio dovrebbe avere un unico punto di accesso, un'unica porta di accesso. Ci dovrebbero essere dei metal detector, delle recinzioni e l'uso di nuove tecnologie per garantire che nessun individuo non autorizzato possa entrare nelle scuole con un'arma. Nessuno dovrebbe mai riuscire ad arrivare vicino ad una classe senza essere stati controllati e senza essere stati pienamente approvati dalle autorità scolastiche. È una cosa fondamentale. Inoltre, le porte delle classi dovrebbero essere rafforzate in modo da poterle chiudere a chiave dall'interno, possano essere chiuse quando ci sono delle persone che vengono dall'esterno. E soprattutto, da oggi in poi, ogni scuola in America dovrebbe avere una agente di polizia o un agente armato che vigili sulla scuola in ogni momento. Inoltre, ad ogni dipartimento di polizia in America c'è bisogno di un addestramento rigoroso per protocolli quando ci sono sparatori attivi per eliminare, identificare ed eliminare il sospetto. E dobbiamo anche aumentare i fondi, dobbiamo aumentare il reclutamento, l'addestramento dei poliziotti in tutto il paese. Non è una questione di fondi, questa è una questione di volontà. Gli Stati Uniti hanno 40 miliardi, ha mandato 40 miliardi di dollari in Ucraina e quindi dovremmo essere perfettamente in grado di tenere al sicuro i nostri figli qui nel nostro paese. Abbiamo speso milioni di miliardi di dollari in Iraq, in Afghanistan, e non ne abbiamo cavato nulla. Invece di costruire e ricostruire nel resto del mondo, dovremmo costruire scuole migliori per i nostri figli nel nostro paese. L'anno scorso Biden e i democratici al Senato hanno stanziato oltre 2 miliardi di dollari per il Covid nelle scuole, mentre le scuole erano assolutamente chiuse, facendo sì che questo aumentasse i problemi di salute mentale di molti giovani. Davvero moltissime persone hanno sofferto molto e si sono ammalati, magari c'era una condizione preesistente, ma molti si sono ammalati. E quindi bisognerebbe utilizzare i soldi che non sono stati spesi, riprenderli da quegli stati e utilizzarli per migliorare la sicurezza e di tutte le nostre scuole in tutto il paese. Come molti hanno notato, le scuole nei quartieri più poveri sono state spesso vittime di questi massacri. In passato non era così, anche se si trovavano in quartieri non ideali, dove c'era un alto livello di criminalità e di violenza, è più pericoloso, la situazione era più pericolosa fuori dalla scuola che all'interno della scuola. Questo perché nelle scuole che si trovavano nei quartieri più malfamati c'erano dei sistemi di sicurezza più efficaci, ad esempio guardie armate e metal detector, quindi persone che avevano su di sé delle armi. A prescindere da quali possano essere le nostre differenze su altre questioni, che cosa impedisce ai democratici di approvare delle misure che migliorano la sicurezza della scuola? Quante altre tragedie saranno necessarie prima di trovare il consenso sul fare qualcosa che è veramente necessario, una cosa che funziona davvero? Qui non stiamo parlando di circoli virtuosi, stiamo cercando di capire chi è il nostro nemico e non vogliamo incolpare qualcuno e fare il gioco dello scaricabarile, vogliamo salvare le vite dei nostri figli. Siamo tutti d'accordo sul fatto
detto che le scuole non dovrebbero essere un posto dove si muore, e però sappiamo che adesso sono un obiettivo sensibile nel nostro paese. Ed ecco perché, come parte di un piano ampio sulla sicurezza delle scuole, è importante addestrare gli insegnanti affinché possano portare delle armi nascoste. E devono essere in grado di utilizzarle, devono essere addestrati, questo è tutto necessario, ma se glielo lasciamo fare la situazione migliorerà, tutto sarà più efficace anche da un punto di vista dei costi, perché non c'è nulla di meno e di più allettante per un criminale che andare in un luogo dove sa che non ci saranno armi. Tutto questo suona davvero molto bene e statisticamente i dati sono spaventosi. Vedete, dove ci sono quei cartelli che dicono che non ci sono armi, spesso è dove succedono le peggiori tragedie, perché il criminale in questione sa che entrerà in quell'edificio e le persone innocenti possono essere rapite, possono essere torturate, possono essere uccise. Le cose peggiori succedono in quel modo. È l'unico modo per fermare una persona cattiva con una pistola. La cosa migliore è far sì che anche una persona buona abbia una pistola. Sicuramente lo avete già sentito dire. E in assenza di un rappresentante delle forze dell'ordine, chi vorreste avere vicino a voi quando c'è una crisi se non un membro della NRA che è propriamente addestrato per utilizzare un'arma? Non facciamo finta che si stia parlando di limitare solo una categoria di proiettili, una classe di armi. Non è questo quello che vogliono i nostri avversari. Vogliono semplicemente che vengano confiscate tutte le armi a tutti i cittadini. Questo sarebbe un primo passo. E una volta che avranno fatto il primo passo, ci sarà il secondo, il terzo, il quarto, e improvvisamente vi troverete ad uno stravolgimento completo del secondo emendamento, che è al momento sotto assedio. Per 40 anni siamo riusciti a difenderlo e dovete e dobbiamo continuare a farlo. Ma ogni americano, anche se ogni americano onesto si rifiutasse di usare un'arma, i criminali non lo faranno mai e ci sarebbe caos come mai prima nel nostro paese. E ci saranno sempre delle persone malate, disturbate, che vogliono il male, che vogliono far del male agli altri. E a quel punto il male vincerà sul bene. Questo, l'esistenza del male nel nostro mondo non è una ragione per disarmare i cittadini che sanno come usare un'arma e che possono proteggere altri cittadini. L'esistenza del male è proprio una delle ragioni per cui bisogna armare i cittadini che rispettano la legge. Ed ecco perché una delle missioni principali dell'NRA è quella di preparare, addestrare americani responsabili, uomini e donne, con gli strumenti e la conoscenza di cui hanno bisogno per difendere se stessi, le loro famiglie e le loro comunità. Devono difendere le loro comunità, devono difendere le loro famiglie. Ogni anno l'NRA certifica la presenza di 125.000 istruttori addestrati e a loro volta addestrano 1 milione di americani ad essere in condizioni di sicurezza migliori e a saper gestire un'arma quando la situazione lo richiede. Ogni giorno questo addestramento protegge i più vulnerabili e si stima che tra 100.000 e 2 milioni e mezzo di americani ogni anno usano un'arma per autodifesa e la maggioranza di questi senza dover neanche utilizzare un proiettile. Spesso sanno il solo fatto di avere un'arma è un deterrente e quindi i criminali decidono di non attaccare quelle persone. Inoltre ci sono nuovi dati pubblicati dall'FBI che dicono che lo scorso anno ci sono stati non uno, non due, non tre, ma quattro sparatori attivi che sono stati neutralizzati da cittadini che esercitavano i diritti previsti dal secondo emendamento e salvando moltissime vite umane. Ed è di questo che parla il secondo
secondo emendamento. E oggi abbiamo l'onore di avere qui con noi un vero eroe texano. La domenica dopo Natale nel 2018, Jack Wilson, un istruttore dell'NRA, era ad una funzione religiosa in una chiesa non molto lontano da qui, ha visto un uomo strano entrare in chiesa e Jack non gli ha mai tolto gli occhi di dosso, non lo ha mai lasciato per un attimo perché sapeva che c'era qualcosa che non andava. È stato in quel momento che questa persona ha tirato fuori una pistola, si è avvicinato a un'altra persona che era a quella messa e lui aveva la licenza di portare armi e si era presentato come volontario per la sicurezza di quella comunità, quei parrocchiani e quella chiesa, e immediatamente Jack e un altro parrocchiano hanno tirato fuori le loro pistole rapidamente, professionalmente, e hanno neutralizzato questo criminale e che avrebbe ucciso un uomo che stava per prendere la comunione. C'è voluto solo un istante per Jack, ha visto come stavano andando le cose e ha neutralizzato il criminale con un singolo proiettile perfetto. Facciamolo salire sul palco. Come on up here, Jack. Resta con noi, Jack, stai con noi. Grazie a Jack Sharp e la sua azione, il criminale è stato annientato in soli 6 secondi. E con oltre 240 persone all'interno della chiesa, che probabilmente sarebbero state uccise o ferite, Jack è riuscito davvero a salvare la vita di un numero elevato di persone che conosceva, che amava. Grazie Jack per un lavoro eccezionale e ti accogliamo come un uomo estremamente professionale, perché è così che ti sei comportato, da professionista. Ma lasciamo il microfono per un attimo. Grazie a tutti, grazie al Presidente Trump, che era il mio presidente. Quello che ho fatto quel giorno non era per gloria personale, ma ho fatto quello che ho fatto per salvare degli amici, delle famiglie. E spero che nessuno di voi si debba mai trovare in quella posizione. Ma se vi trovate in quella posizione, allora dovete prendere una decisione, dovete fare quello che è giusto. Non dovete ascoltare quelli che vi dicono, non avresti dovuto farlo. Io non ho ucciso un essere umano quel giorno, ho annientato il male. And just as what happened. E proprio come è successo ad Uvalde questa settimana, anche lì c'era il male. È questo che ci troviamo ad affrontare ogni volta, il male. E quindi bisogna prendere una posizione ed essere pronti a proteggere le nostre comunità e fare quello che è necessario per sconfiggere il male in questo paese. Grazie. Grazie Jack. E come ci ricorda la storia di Jack, difendere il secondo emendamento significa difendere la legge, l'ordine, la vita. La legge e l'ordine dei conservatori è il nostro obiettivo e questo significa eliminare la criminalità per quanto è possibile. Non è un mistero che cosa serve per raggiungere questo obiettivo. Negli ultimi 2 anni il nostro paese ha pagato un prezzo sanguinoso perché i democratici hanno tolto fondi alla
della polizia per delle politiche sbagliate. Questo ci ha fatto pagare un prezzo altissimo. I poliziotti si sono visti attaccati soprattutto in quegli stati dove hanno meno fondi a disposizione. Abbiamo visto aumentare il tasso di criminalità che ha raggiunto un massimo storico, e lo ripeto, massimo storico, soprattutto per quanto riguarda gli omicidi. E quest'anno, il 2022, sembra che i dati saranno ancora peggiori di quello degli ultimi due anni. A Sacramento lo scorso anno un uomo con una fedina penale molto lunga che diceva che desiderava non essere mai andato in prigione, qualche settimana dopo ha ucciso la donna con cui stava, ha ucciso i suoi due cani e ha dato alle fiamme l'appartamento. Una persona orribile con almeno 6 arresti alle spalle, era stato rilasciato senza cauzione prima di partire per il suo tour da stalker, dove ha ucciso appunto non solo la sua ex compagna, ma anche un'altra donna, l'ha lasciata sanguinante nella sua vasca da bagno. Poi dopo due settimane ha ucciso un altro uomo che stava semplicemente portando a spasso il suo cane. Dopo un altro arresto e un ulteriore rilascio ha ucciso altre persone. E gli stessi politici democratici che hanno parlato di violenza e criminalità quando c'era un solo agente di polizia coinvolto, non fa nulla quando succedono tragedie come questa. Ci sono città come Chicago, alcune città dello stato di Washington, alcuni quartieri di Filadelfia, dove le persone non fanno altro che vedere crimini un giorno sì e l'altro pure, e noi non facciamo nulla. Se l'America avesse un approccio più appropriato alle procedure, ai sistemi carcerari, potremmo ridurre la violenza, potremmo dimezzare la violenza e potremmo farlo immediatamente. Tra i grandi sindaci della città di New York ricordiamo Rudy Giuliani, che ha diminuito il tasso di criminalità di quasi il 70%, il tasso di omicidi del 66% nel giro di pochi anni. E durante il nostro governo abbiamo ridotto i crimini violenti per 3 anni di fila, abbiamo ridato nuova vita a progetti come quartieri sicuri, abbiamo chiesto a gruppi di cittadini di occuparsi dei criminali che infestavano le loro strade, abbiamo dato gli strumenti necessari ai procuratori per perseguire legalmente queste persone, abbiamo dato gli strumenti agli agenti della polizia federale per fare il loro lavoro, e tutto questo per mettere i criminali dietro le sbarre dove dovrebbero stare. Quando hanno cominciato a Washington e altri luoghi a cambiare le regole, io sono rimasto stupefatto. Lincoln, Jefferson, Washington, tutti messi da parte. A quel punto ho firmato un ordine esecutivo in cui si diceva che tutti quelli che si fossero anche semplicemente avvicinati ad una statua dei nostri patrioti avrebbero avuto una sentenza di 10 anni di carcere. E subito dopo aver firmato quell'ordine esecutivo si è fermato tutto, non è successo più nulla, nessun incidente di quel tipo. Pensavo di avere l'obbligo politico e morale di permettere ai governatori e sindaci democratici di gestire le loro città e i loro stati quando si parlava di crimini, e secondo me stavo permettendo ai democratici di dimostrare come volevano gestire la situazione. Quando poi però la situazione gli è sfuggita di mano, io ho deciso di impegnarmi in prima persona, chiamato la Guardia Nazionale, le forze di polizia federali e in città come Minneapolis, Chicago, Seattle e anche Portland, che stavano vivendo dei momenti davvero pessimi, ma poi hanno ripreso il controllo. Se dovessi mai essere presidente di nuovo, non farei più così, semplicemente mi imporrei di combattere il crimine e lo farei come non l'ho mai fatto prima.
che è quello che avrei voluto fare anche quando ero presidente, ma in un certo senso sono contento di non averlo fatto, perché la cosa più semplice che possiamo fare per salvare la vita di migliaia di americani dalla violenza è quella di reclutare più agenti di polizia, perseguire legalmente i criminali con dei processi rapidi affinché vadano in carcere. E abbiamo visto che cosa fanno i democratici quando sono loro a gestire le città. E quindi dobbiamo fare la cosa giusta. Nel corso del tempo verranno salvate migliaia di vite, migliaia di milioni di dollari. E non faremo vedere a questi che lasciano che i criminali escano dal carcere, che i poliziotti non abbiano i fondi e le strumentazioni necessarie, vedranno quanti americani moriranno ancora. E questo succederà rapidamente. Vi siete mai chiesti se ai democratici interessa tutto questo? Adesso i radicali di sinistra, democratici, continuano ad insistere per eliminare la cauzione pagata in contanti, per cambiare le regole sull'immunità. E il governo di Biden ha annunciato nuove misure per questo proposito, non solo per la cattiva condotta di altri dei criminali, ma anche di altri accademici, politici che rendono le nostre comunità meno sicure. Quale poliziotto si lascerebbe coinvolgere da qualcosa di pericoloso se sanno che potrebbero perdere tutto, la famiglia, la casa, la pensione? È una cosa che non è neanche concepibile. Se ai democratici stesse davvero a cuore la questione di questi massacri, allora non toglierebbero fondi alla polizia. È una cosa che deve finire adesso. Non dobbiamo più togliere fondi alle forze di polizia. Thank you. We will no longer. I knew it had to happen. Sapevo che sarebbe successo. Who is that man? Stand up, please. Chi è che ha parlato? Had to happen. Non toglieremo più fondi alla polizia e non parleremo neanche di togliere fondi alla polizia, non ne parleremo mai più. Stiamo parlando di grandi eroi americani e se possono fare il loro lavoro lo faranno in modo eccezionale come nessun altro e tutte quelle statistiche sulla criminalità scenderebbero immediatamente e sarete tutti orgogliosi di essere americani. Quando vedete invece 80 persone uccise a Chicago, a volte nel giro di un fine settimana, e così tante persone che muoiono, stiamo parlando di una zona di guerra. Se vediamo quello che succede in altre città, anche questi sono numeri spaventosi. Quindi con le nostre politiche sareste più orgogliosi di essere americani. E il prossimo anno dovremo approvare delle politiche che possano migliorare l'immunità per i nostri agenti di polizia. È una cosa che dobbiamo fare. Chi è che vorrebbe fare un lavoro come quello se sapessero che la loro vita potrebbe essere rovinata? A causa di storie inventate, perché molte sono inventate, una storia inventata e la tua carriera è finita. Mentre i nostri agenti di polizia fanno del loro meglio per proteggerci e noi dobbiamo fare quanto è dovuto loro per proteggerli. All'inizio di questa settimana l'agente che ha fermato la sparatoria in Texas era membro di un gruppo che Biden ha tradito, demonizzato, un eroe delle pattuglie di frontiera, un uomo molto coraggioso. Ogni giorno questi agenti di frontiera rischiano la vita per tenere al sicuro le nostre comunità e quando riavremo il controllo del Congresso dobbiamo rendere giustizia a questi poliziotti, a questi agenti. Possiamo fermare sia il socialismo sia il comunismo in un colpo solo, non sarebbe bello? Ancora una volta dovremo dare a questi grandi patrioti il rispetto, le
risorse, l'autorità di cui hanno bisogno e che si meritano, e così come noi abbiamo bisogno di loro. E non c'è dubbio che la crisi della criminalità è alimentata anche dalla crisi alle nostre frontiere. Non abbiamo mai visto un numero di immigrati così alto in nessun paese del mondo. Quando è entrata la nuova presidenza, avevamo i confini più sicuri della storia degli Stati Uniti. Abbiamo messo fine alle politiche di concessione dell'asilo politico, abbiamo rafforzato la frontiera con il Messico. Rimanete in Messico. Biden ha messo fine immediatamente.